posso dire una cosa, che proprio se guardi il pianeta ce l'hai presente, no? E c'è presente l'Italia, che cos'è nel pianeta? Siamo una caccola, Siamo peraltro l'unico paese, l'unico, questa caccolina è l'unico posto in tutto il mondo dove parlano italiano, nel senso che noi è vero abbiamo avuto tragici trascorsi coloniali, ma non ne abbiamo traccia, al contrario dell'Inghilterra, della Spagna, della Francia, e quindi hanno un bacino magari più ampio della loro lingua, dell'uso della loro lingua. Da noi italiano lo parlano solo queste 60 milioni di persone, delle quali va al cinema una fetta, insomma, non proprio tutti. Il fatto che ci siano dei nostri film di questa caccolina di paese che fanno il giro del mondo è già per me un evento piuttosto sensazionale, se ci pensi. Noi siamo stati una cinematografia ancora più importante, ancora più rilevante, nella stagione nella quale esistevano al mondo solo, grosso modo, due o tre cinematografie, no? L'americana, la francese, la Francia dove era nato il cinema, qualcosa del cinema scandinavo, qualcosa della Russia, la fine. Adesso, dove alla ribalta del mondo ci sono le cinematografie coreane, iraniane, messicane, Marco, piace poco. No, mi riferivo al film che ci trae il Macari, sì. Diceva un grandissimo resistenza, grandissimo autore. No, questo era per rispondere, mi diceva perché gli italiani vincevano più gli Oscar, perché c'erano gli americani e che fermavano poi foreign film, foreign language. E c'erano proprio chance, o un francese, un italiano, o uno spagnolo, insomma, non è che ci fossero molte altre cinematografie nel mondo, come adesso, per fortuna, lo vedo come una ricchezza. Non c'è dubbio che la stagione, diciamo, dei grandissimi successi commerciali, quando il nostro cinema in Italia era centrale, perché la televisione non aveva ancora costituito una materia di concorrenza, e che quella roba lì che racconta, che ne so, Germi, il divorzio all'italiana, quando vedi la sala piena per vedere La Dolce Vita, no? Dove vanno tutti a vedere La Dolce Vita, ma proprio tutti, anche quelli che non lo capiscono, quella cosa lì, in effetti, in quella stagione l'industria italiana avrebbe potuto approfittare di quella cosa, di costruire delle robe, accordi, cose, non gliene è fregato niente a nessuno, quando potevamo farlo. Adesso si stanno un po' dando da fare idea, io ho visto un differenza, sono Marco, nonostante sempre mio nipote, è coetaneo dei Lumière, no? Perché ha visto di più di me, nel mio percorso ho visto cambiare tantissimo l'atteggiamento dei produttori verso l'estero. Quando io ho cominciato non gliene importava niente a nessuno dei produttori con cui lavoravo, forse il produttore con cui lavorava Marco invece sì, perché era comunque una star in Francia, perché i suoi primi film c'erano sempre stati grandi attori, da Piccolia, francese. Io facevo i miei primi film, ricordo, con Cecchi Gori, una volta andai, vinsi con Ferre d'Agosto un premio a un festival a Montpellier in Francia, dove il premio consisteva in dei soldi al distributore francese che avesse distribuito, e mi ricordo che forse anche incoraggiato da questa cosa, forse anche dal fatto che il film aveva un appeal che poteva sembrare loro commerciale, che vennero da me, ero lì da solo, e ci fu un distributore che si chiamava, ricordo ancora il nome, Jean-Louis Marchal, del Louis-Blanc-Fil Classic, che mi disse: mi fai una cortesia, perché voleva battere sul tempo i suoi colleghi, porti questa busta ai produttori, poi questa busta c'era un assegno, perché io ho provato a contattare i vendite, non hanno un ufficio vendita internazionale, non sanno, e io portai questa busta a Rita Lulic, che l'aprì e dentro c'era un assegno in franchi importante, e le disse: questo signore vorrebbe tanto
darsi dei soldi per distribuire, ah grazie, come l'aveva chiamato in francese. Io poi non sapevo più niente, rincontrai questo signore a un festival, mi dice, non mi hanno mai risposto, ma non hanno neanche incassato l'assegno. Quindi non interessava all'industria italiana avere, diciamo, mercati altrove, il gioco era locale, perlomeno quella che ho conosciuto io. In questo momento per niente, le cose mi sembrano molto cambiate, si costruiscono le coproduzioni. Una generazione precedente c'era il fatto che c'erano delle coproduzioni quasi fisse, quasi non dico obbligate, ma molto frequenti, in cui si innestavano degli attori, per esempio francesi, italiani, e allora si facevano prima delle coproduzioni, e poi è chiaro che i festival, secondo del loro risultato, offrivano anche delle vendite. Poi giustamente dice venduto in 80 paesi, no, va benissimo, no, ma se anche però sempre per delle cifre spesso assai piccole, però c'è qualcosa, è chiaro, insomma.